Salve a tutti ragazzi, dal vostro bomber Jimmy JF90 te, benvenuti nuovamente in un nuovo video sul mio canale ragazzi. Allora, stiamo qui su television e purtroppo è un video a parte, perché ieri abbiamo provato a registrare contemporaneamente il video con la cam e purtroppo il video della cam mi ha dato qualche problemino, l'audio non ci stava. Ragazzi, comunque sono contentissimo di essere tornato. Adesso mi metto all'opera dopo i vari problemi, ma soprattutto per quello tempo di gioco 18 giorni e 8 ore ragazzi e 35 minuti sarà aumentato di moltissimo, perché l'ultimo video di television era di 5 giorni e 8 giorni quando uscì l'aggiornamento ad aprile, il 12 aprile mi sembra, aggiornamento 1.1 con l'incursione Falcon Lost. Allora ragazzi, sinceramente con l'ultimo aggiornamento 1.2 che ha introdotto varie novità, come ad esempio la zona nera 201 più Gear Score, l'incursione cielo terzo, che in inglese come cavolo si chiama? Sky Clear, sì giusto, Sky Clear. Vabbè, il mio inglese non è tanto meno forte. Poi ragazzi, hanno introdotto questa zona nera per i giocatori con punteggio Gear Score a partire da 201 più a salire, anche se ci sono delle persone che sono a 228, ovvero il massimo mi sembra, perché potrei arrivarci anche io perché ho vari pezzi. Sì, vabbè, ho vari pezzi 240. Allora ragazzi, sinceramente, ascoltatemi un pochino, quella è la mia build, sì, tutti i pezzi verdi però sono 219, giusto, abbiamo il 75% di corazza, ecco, la salute massima 82.000, non sarebbe bellissimo come era prima, soltanto la salute, che era relativa a vigore, se avevi 3200 oppure 2700 era bassa la salute, anche la resistenza ai danni speciali che ce l'abbiamo grazie ai due pezzi ultimo rimedio, che poi se arrivi a 4 pezzi del set ultimo rimedio non so che cavolo succede. Ultimo rimedio, hai bonus. Se hai 4 pezzi dal set ultimo rimedio, si ha i bonus, se non mi sbaglio, di disinnescare una granata, e così dopo aver ferito un nemico con una granata hai questo bonus che ti permette di disinnescare bombe adesive, mi sembra, granate, e così si aggiungono a tuoi inventari. La bomba adesiva ovviamente no, perché se hai l'abilità usi la tua, giusto? Vabbè, e poi stavo dicendo ragazzi, ultimo rimedio sia questo bonus che ti permette di disinnescare una granata e aggiungerla al tuo inventario. Sì, vabbè ragazzi, nel video potete notare come possa le munizioni, insomma ragazzi, se vuoi più munizioni bisogna avere due pezzi stella solitaria che ti dà il 100% in più di munizione, poi lo zaino che si ottiene con il season pass, credo che lo sappiate, no? E poi un pezzo corazza. Se hai 50-51% riserva munizione come attributo minore, ti becchi ben 2200 munizioni, scorte di munizione per l'arma primaria e secondaria. Sempre se hai questi attributi minori, eccetera. Allora ragazzi, sinceramente, television l'endgame si sa arriva a livello 30 nella missione principale, ovvero la storia, scusatemi i fail della giornata, però sinceramente io da quando è uscito l'aggiornamento 1.2 ragazzi, c'è l'incursione, le missioni VIP, quelle settimanali si aggiornano ogni settimana, quindi
Se tu metti caso le termini nel giro di 1 o 2 giorni, potrebbe cambiarle, no? Magari resettarle, le puoi fare nuovamente così ti becchi nuovamente la ricompensa. Oppure un oggetto verde, verde smeraldo. L'endgame ci faceva paura già fin da subito, anche perché il gioco è uscito l'8 marzo. Il primo aggiornamento ad aprile, il 12 aprile, è l'1.1 che ha introdotto la Falcon Lost, che è ancora impressionante, ragazzi. Poi, quello che accade nella zona nera, se vai in zona 4, 5, 6, ormai droppi soltanto 2.14, pezzi 2.40. Sì, nel frattempo lì potete notare che faremo una missione insieme. Ah, ecco, vi stavo raccontando una piccola storia che mi è capitata ieri sera, mi sembra, sì. Anche perché mi sono arrabbiato un casino, cioè non potete immaginare, ragazzi, quando non si fanno le missioni con gli amici, anche le missioni VIP, giornaliere e settimanali, succede un casino. Ho provato a fare l'incursione nuova, ovvero cielo terzo, miei cari ragazzi, con degli agenti trovati nel matchmaking. Allora, adesso non ho un'immagine cui mostrarvi, però posso postarvi quando la terminai la prima volta. Oh, allora ragazzi, sinceramente, ecco. Non si hanno le parole per descrivere queste cose. Ci stavano due agenti 228, mi sembra, punteggio gear score. No, anzi, uno 228 al massimo, quindi, e due 225. Ragazzi, io ero 219, nonostante abbia tutti i pezzi verdi e le armi punteggio 104. Perché alcuni ce li ho 2.14, anche se a volte i pezzi 2.14 sono migliori. Ah, ecco, assemblea generale era la missione. Sì, mi hanno fatto arrabbiare anche un pochino e non poco. Allora, ragazzi, vi racconto di questa incursione. C'è good, very good. E vi racconto dell'incursione cielo terzo, ma proprio perché a dimostrazione, ma basta. Ma proprio a dimostrazione, perché se ti droppano tutto nella zona nera, non imparerai mai a giocare. Perché questi tizi qua vanno con i più forti nella zona nera, si prendono i rifornimenti, tutti i pezzi 240 messi a caso, e ieri sera ho fatto l'elenco del calendario a partire dal 1° novembre. L'ultimo a cadere a terra ero io. Siamo arrivati al boss. Ho tentato di tutto, ragazzi. Ho messo la super di difesa, proiettili incendiari per uccidere il boss. Così perlomeno potevo beccare i nemici rimasti insieme agli altri, ma erano tutti morti. Cioè, ragazzi, prendete conto. Quando si fa sta incursione, ragazzi, ma anche Falcon Lost. Dovrebbero cambiare le carte in tavola e bilanciare un po' i DPS, parti elettroniche se ce li hai a 20.000 è buono, vigore perlomeno robustezza, toughness, vabbè quello, dovrebbe essere 350.000, io ce li ho, mi sembra 330.000 robustezza, ovvero l'unione tra salute e corazza massima. E DPS 200.000, che dico 220.000, è già buono. Anche se ti spari un impulso, fai i danni buoni. Ma questi qua mi sembravano full DPS. Poi a un certo punto abbiamo riniziato nuovamente da checkpoint a Columbus Circle. Circle! Scusatemi, ma il mio inglese non è tanto bello. Allora, ragazzi. Sinceramente,
mi dà fastidio sta cosa, infatti molti si lamentavano prima che non si trovava un cavolo. Adesso hanno messo i loot a strafottere, quindi le persone non sanno giocare, soprattutto se non sanno fare le build almeno bilanciatele, che cazzo. Posso morire anche io, però ho consumato tutti i medikit, di tutto. Alla fine non ce l'ho fatta perché ero da solo. Questi full DPS si pensavano che fare soltanto danno fosse la cosa migliore, e ce ne sono tantissimi altri. Poi in un secondo momento l'ho portata a termine con un'altra squadra. Guarda lì sti tizi. Con un'altra squadra, ragazzi, ecco, erano 228, 220, 225. Sì, questi erano bilanciati, perlomeno. Almeno un tattico deve esserci, un buon medico con le abilità che supportano tutta la squadra, e due full DPS. Ma non proprio tutto full DPS. Allora, ragazzi, sinceramente Television mi sta annoiando. Ecco, se in zona nera non vai con i tuoi amici o trovi una buona squadra che alla prima occasione ti spara alle spalle dopo averti tolto dal gruppo, perché questi sono dei scienziati che fanno il matchmaking, ti aggiungono alla propria squadra e poi quando, dopo aver ucciso tanti boss eccetera, ti fregano la roba. Avete visto la settimana scorsa i trailer di Watch Dogs 2, gioco creato da Ubisoft, e meno male che per l'online non si è intromesso Massive, scusatemi. Vabbè, ogni tanto possiamo ingollarci una certa parola, lo so, non so parlare. Vabbè, raga, l'importante è che stiamo in compagnia, mi diverto con voi. Eccolo. Watch Dogs 2, ragazzi, sinceramente non vorrei parlarne così tanto, perché non abbiamo nemmeno giocato il secondo episodio, il primo. Vi dico la verità, ragazzi, adesso ve lo faccio vedere. Ecco qui Bombers, ce l'abbiamo per PlayStation 4, ma anche per PlayStation 3, ma io non l'ho mai giocato. Questo qua per la 4 me l'ha venduto un mio amico, e terzo l'ho comprato in Svizzera a un costo buono. E ragazzi, io mi aspetto moltissimo da Mafia 3. Adesso ci sarà l'E3 a Los Angeles, 14, 15, 16 giugno. Io sono curioso di vedere tutte le anticipazioni, ma soprattutto sono fomentatissimo per il DLC di The Division, che porca miseria uscirà un mese dopo su PlayStation 4, mortacci tua. Il 28 giugno dovrebbe uscire, anche se non ci stanno notizie ufficiali da parte di Massive, che di solito fa le live sul suo canale, e Ubisoft, che pubblica qualcosa di ufficiale sulla pagina Ubisoft, Facebook, Twitter e tutto quello che concerne i social. Allora, ragazzi, il DLC si chiamerà Underground, ci sarà un nemico nel tunnel, ovvero non nel tunnel, dice cosa per te. Io spero che prosegua la storia in un modo come è terminata la storia, ragazzi. Dopo l'assemblea generale ci sta una missione, segnale sconosciuto, che io ero arrivato a un punto di non ritorno. Perché? E vi spiego subito.
Segnale sconosciuto dove Aaron Giner o Gordon Amrest ci parlavano qualcosa relativo al virus. Mi sembra di sì. Sì. Gordon Amrest o Aaron Giner. Io spero che la storia, non a primo DLC, continui con questi personaggi che dovremmo beccare i traditori, ovvero gli agenti della prima ondata, ragazzi. Se non sapete cosa stia parlando, date un'occhiata alle missioni di television. Io purtroppo non le portate sul mio canale perché questo gioco su YouTube non sembra tanto seguito, pochi commenti. Magari le live su Twitch vengono... niente parolacce sui canali YouTube. Ok ragazzi, vi lascio al resto del video, magari ci becchiamo dopo. Speriamo che a novembre, settembre, ottobre, novembre e dicembre sarà un fine anno scoppiettante questo 2016, Watch Dogs 2, Mafia 3, FIFA 17 naturalmente. Il mio gioco preferito, questo qua, ci sta varando di brutto, ragazzi. Poi ci sono tantissimi altri giochi. Call of Duty, Infinity Warfare. Ok, ragazzi, lasciamo stare il caso a caso, ragazzi. Ci becchiamo tra un pochino. A dopo, ragazzi. Signore, vediamo un elicottero sopra l'edificio principale. Deve essere Blitz. Cazzo, l'abbiamo perso. Agente, ci siamo persi Blitz. Ma il suo stato di comando potrebbe essere ancora nell'assemblea generale. Vai lì e ingaggialo. Nemici in arrivo verso la tua posizione. Ok, c'è ancora il battaglione nell'edificio. Devi... Chiedo scusa, capitano. Agente, questa stanza contiene tutti i dati del battaglione su Manhattan. Trova un terminale e scarica tutto. Non sappiamo cosa ci sia. La signorina non ha torto. Fai come dice. Attenzione, nemici in arrivo.
nemici in arrivo verso la tua posizione. Interessanti. Pare che il battaglione controllasse tutti. C'è qualcosa di strano. Faccio subito analizzare i dati a Rhodes. Il resto delle truppe del battaglione è in rotta. Sono rimaste solo le urla. Quindi vai e ritrovati con i nostri, nel cortile. Poi vedremo cosa fare. Stiamo andando di stanza in stanza, ma gli ultimi uomini del battaglione si stanno arrendendo. Ci siamo presi. Peccato per Bliss. L'ultima volta. Signore! Non ci posso credere. Soldati dell'ultimo battaglione, sono il vostro leader, il tenente colonnello Charles Bliss. E vi dico che oggi non perderemo. Siamo soldati, siamo sopravvissuti al virus, abbiamo riportato l'ordine nelle strade. Non ci faremo battere da un branco di volontari del cazzo che crede di saper giocare alla guerra. Radunatevi e assaltate il nemico. Prenderemo questo posto. Ma è uno stronzo dal cielo. Agente, abbiamo dei rinforzi in arrivo. Continua a tenerlo sotto pressione e occhi aperti. Quell'elicottero ha distrutto i controlli principali delle torrette. Se vai alle singole torrette, puoi allinearle manualmente. Facciamogli bruciare il culo. Attenzione, agente. Non sappiamo ancora di cosa è capace. Attenzione, nemici in arrivo verso la... Avanti così, è nostro! Mandiamo quello stronzo sottoterra! Ecco i rinforzi. Tagli addosso, agente! Che ti fa, agente? Hai appena ucciso il capo dell'ultima minaccia organizzata a Manhattan. Non è stato facile, e abbiamo perso molti soldati valorosi, ma hai spezzato la schiena al battaglione. Senza Bliss al comando, non ci saranno più pattuglie nei quartieri a minacciare i civili. Ci sarà ancora qualche squadra isolata, ma senza il boss possiamo occuparcene senza batter ciglio. Eccomi nuovamente qui, Bombers, Jim GF90 è pronto per raccontarvi un po' di altri geek per quanto riguarda Television. Per il momento vi parlerò della zona nera. Vabbè, quello schifo là che vendono i venditori qua. Più che altro... Quando entrai nel posto di blocco qui, credo abbiate sentito, e mi ha detto il venditore: dai, sono disperato. E io poi nel video, che muto, avevo risposto: ma sono più disperato io perché sono entrato da solo in zona nera, ragazzi, perché in zona nera da solo adesso non vuoi andare, perché i mob partono da livello 32, come le puoi beccare nella missione VIP giornaliere, quelle ad alto rischio, oppure nelle incursioni a difficile. Allora ragazzi, qui il mio incarico era quello di uccidere 5 nemici veterani, ovvero quelli viola. Se vai in zona 1 o 2 da solo può starci, ma se inizi a farti boss anche in zona 1 o 2, tipo il boss che sta sotto, che può essere il tizio che spara con il fucile a pompa, quello stronzo, oppure con il fuoco, il bestione, ah, sono Hulk.
E qui, come vedete, ero ritornato indietro perché ho visto estrazione in arrivo. Ragazzi, ultimamente, quando ti avvicini a un'estrazione, i tizi che sono là vicino ti puntano con il mirino laser, stanno attenti se ti spari una super, ti arano brutalmente perché la super non sei indistruttibile, puoi tagliare la corda, ecco, c'è di rotta estrazione. Per il momento ancora non mi è capitato di subire o tagliare la corda, anche se una volta l'ho fatto con un mio amico. Vabbè, ci stava tutto il loot del mio gruppo e io non avevo agganciato il bottino, mentre un altro sì, così si poteva dirottare. Siamo diventati rogue, però sinceramente a me non l'hanno mai fatto, perché ragazzi, vi do un suggerimento. Allora, quando avete soprattutto dei pezzi verdi 2.14, 2.40 li potete droppare grazie ai rifornimenti. Oh, i 2.14 e le casse sigillate si possono trovare addosso ai boss. E chiamate la stazione, dovete attendere 1 minuto e 30, adesso è aumentato perché prima mi sembra che era 1 minuto e adesso per partire ci vuole 1 minuto. Prima quando era? Non so, comunque 1 minuto qualcosa mi sembra, 50 secondi. E dovete attaccare il loot sempre se non vi uccidano prima, quando sono 20 secondi dalla partenza. Vabbè, possono arrivare e fare il devasto, anche perché in zona nera, soprattutto se giochi di notte, arrivano qui tizi in 8 o 6 e ti arano brutalmente. Se sei da solo non parla nemmeno, se devi fare qualche incarico vai con i tuoi amici o fai matchmaking, anche se è molto pericoloso. Ragazzi, comunque il video sta per terminare qua, vi ringrazio della visione, scrivetemi in commento cosa ne pensate di Television. L'endgame è stato di vostro gusto, cioè vi è piaciuto con questi aggiornamenti, incursioni? Vedremo nel DLC quanto cavolo lo metteranno. Il 28 giugno ecco il boss che vi stavo dicendo prima, adesso non credo ci sia qualcuno, ma noi siamo andati a dare un'occhiata lo stesso. Però io ho letto che se DLC Underground uscirà il 28 giugno in esclusiva per Xbox One e anche un altro DLC un mese prima su Xbox e un mese dopo su PlayStation 4, ma porca miseria, PC. Questa cosa non mi piace, ma io lo seguirò lo stesso in live grazie agli stream di Alien Ex Machina e i suoi video. Ecco, ero da solo e mi cagavo nelle mani perché spammavo l'impulso. Ragazzi, mi raccomando, date un'occhiata agli ultimi 2 video del mio canale, soprattutto a Condos della scheda di acquisizione e Elgato Game Cup 3HD, come vi ho parlato nel vlog. Non so, se poi non so parlare io, non so mettere i discorsi uno dietro l'altro, io cerco di divertirmi insieme a voi. Mi diverto a giocare a Television, anche se ultimamente mi sto annoiando un po' amore e odio in questo gioco. Allora ragazzi, ci becchiamo al prossimo video, mi raccomando scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, condividete il video con tutti i vostri amici, iscrivetevi al mio canale soltanto perché vi piacciono i miei video, non per il contest dell'Elgato. E mi raccomando ragazzi, fate i bravi, adesso che è finita la scuola è tutto più bello. Bella ragazzi, dal vostro bomber Jimmy GF93 è tutto, ci becchiamo alla prossima.